valore di un progetto come quello di Articulation è la possibilità di mettersi in gioco e che i ragazzi possano avere la possibilità di conoscere dei colleghi e di interfacciarsi con loro e di confrontarsi sul mondo artistico contemporaneo, che è una materia piuttosto ostica e anche poco nota ai più. Ha un valore immenso per le scuole perché riesce a unire due intenti molto importanti, che sono quello della motivazione allo studio, quello dell'interesse per lo studio e quello di scoprire che si può studiare anche in un modo diverso, che non è sempre il solito modo accademico che nella scuola italiana spesso accade. Ha un grande valore, che è quello di permettere agli studenti di effettuare proprio un viaggio all'interno dell'arte contemporanea. Noi viviamo in un paese che è immerso nell'arte, respiriamo e vediamo bellezza ad ogni angolo, però forse non abbiamo una grande sensibilità nei confronti delle forme d'arte contemporanee, moderne. Ci è sembrato come scuola un ottimo inizio e per, appunto, per portare i ragazzi a studiare la lingua attraverso l'arte, attraverso una materia che poi a loro tanto piace. I think it's very important to create interest in contemporary art, because often the art program is very it's full and it's very difficult to get to that period of art, and it encourages the students to look at British artists or foreign artists and artists of the 21st century as well. So. Ho scelto di partecipare ad Articulation perché mi è stato proposto dalla mia insegnante di arte, mi è sembrata una buona idea, un qualcosa di nuovo e per il quale mettersi in gioco. E quindi nel momento in cui la mia insegnante mi ha detto che esiste un concorso di arte in inglese, dico uniamo le due cose e facciamone un'unica sola, e quindi ho deciso di partecipare per mettere alla prova il mio livello di inglese. È un progetto secondo me innovativo e combina due aspetti molto importanti come l'arte e l'inglese, quindi una lingua straniera, che quindi può aiutare anche molte persone ad esporsi, a migliorare se stessi, proprio inglese, proprio conoscenza. Ho partecipato ad Articulation perché mi interessano molto sia lo studio della lingua inglese che lo studio della storia dell'arte, e quindi ho pensato che un progetto che li conciliasse entrambi sarebbe stato molto importante dal punto di vista formativo per me. È un modo anche per esercitare, insomma, il public speaking, ma anche per, insomma, conoscere meglio l'artista che si è presentato e anche tutti gli altri artisti che sono stati presentati nella giornata. Beh, è stato più Articulation che ha scelto me, perché la professoressa d'inglese è entrata un giorno in classe e ha detto provate a iscrivervi e vedete cosa succede, e io sono una che adora le sfide, quindi ho detto dai, ci proviamo, e solo essere arrivata fino a qua è già un bello obiettivo. Si sono divertiti tantissimo, nel nostro caso specialmente, anche fare le prove per vedere, cronometrare 10 minuti, perché per esempio questa cosa del tempo nella scuola italiana non c'è, quindi anche per noi mentalmente avere questi tempi così stretti e condensare tutto ciò che di più importante c'era è stato difficile, divertente e anche stimolante. Ho scelto Tamara Kvesitadze, che è un'artista georgiana che ha realizzato quest'opera, Man and Woman, una statua che si muove e che rappresenta quindi questi due innamorati che combattono contro la società perché sono diversi gli uni dagli altri. L'ho scelto per questo messaggio di pace, di amore, anche per la società, per come viene vista oggi, che è rappresentata molto bene da questa opera d'arte. Ho scelto Cristo, che ha realizzato The Floating Piers sul lago di Iseo, perché ci sono stata ed è stata una sensazione incredibile, è stato come camminare sull'acqua. Ho scelto Grayson Perry, che è un artista britannico, e in particolare l'opera che ho scelto si chiama The Vanity of Small Differences. È una serie di 6 arazzi e li ho scelti perché sono molto particolari e raccontano la storia della vita di un uomo, dalla sua nascita alla sua morte. Ho scelto Another Place di Anthony Gormley perché credo che un'opera d'arte, per definirsi tale, l'autore deve riuscire a far entrare lo spettatore dentro l'opera, ed è quello che succede con quest'opera.
cioè, naturalmente secondo me. È stata un'opportunità per conoscere meglio appunto Gilbert & George, gli artisti che ho scoperto con questo concorso. E loro, attraverso le loro opere d'arte, esprimono il disgusto, esprimono la violenza, esprimono l'ansia, l'inquietudine che è presente nella vita di tutti i giorni di tutti gli esseri umani, soprattutto di quelli europei e in particolar modo della regione in cui vivono Gilbert & George. Ho scelto Tracy Emin, che è un'artista inglese degli anni 90 e ha fatto molto scalpore proprio per la sua opera My Bed, proprio perché mette degli oggetti, ma soprattutto delle tematiche molto importanti. Suggerirei ad altri studenti di partecipare perché comunque è un progetto unico e ti dà la possibilità di sentirti al centro, quindi di essere orgoglioso di te stesso, del lavoro che hai fatto. E consiglierei a tutti di partecipare ad Articulation perché è un'esperienza unica e appunto dal punto di vista formativo molto importante, ma soprattutto perché secondo me è importante mettersi in gioco. Quindi è un punto di incontro. Senz'altro suggerirei questo progetto a tutte le scuole perché ho visto nei miei studenti proprio un innalzamento della motivazione rispetto allo studio della storia dell'arte e anche all'esposizione in inglese, perché era qualcosa che proveniva dai loro interessi e anche dalle loro esperienze personali. Per il fatto che cerca di migliorare te stesso, il tuo inglese, cercando quindi di spiegare qualcosa meglio possibile per farlo arrivare al più ampio numero di persone, e quindi credo che questo sia qualcosa di molto importante e anche molto utile. Quindi è iniziato bene e finito ancora meglio. Mi sono divertita tantissimo. Cioè, io ho scoperto che ci sarebbe stato il Principe il 1° aprile. Me l'ha detto la mia professoressa, dico no, è uno scherzo, è un pesce d'aprile, non è possibile. E invece no, oggi l'ho incontrato e ci ho pure chiacchierato, quindi... E aveva gli occhi di un intenso azzurro. Ci vediamo l'anno prossimo.